Cari codisti, ci siamo infilati nel gruppo degli ultras. Vediamo un ultras del Piccozzi, il grande Roberto Rigamonti, rana verde armato di trombetta, e Torraco, che è anche lui il papà Torraco, che fa l'ultras. Ci siamo infilati in questa manica di matti perché dalla parte da qua riusciamo a farvi sentire un attimino di più, anche se ovviamente il casino che fanno gli ultras è tanto. Vediamo Filippo Rondinini, Maceratesi che mantiene il distacco, e vediamo un Nicolò Ruggeri veramente in rimonta, con un Cerra che mantiene il distacco da Ruggeri, ma Ruggeri sta andando ad accorciare rispetto a Maceratesi e a Rondinini. Ma che cazzo dici che non è vero? Non è vero, come no? Mi sembra... è passato, questo è pari sinto. Come? Ecco il gruppo dell'ultra. Vedete te che casino. Maceratesi è riuscito a passare Rondinini nel corso dell'ultimo giro. Vediamo Ruggeri all'inseguimento di Rondinini e di Maceratesi, e Cerra all'inseguimento di Ruggeri. Comunque voi non avevate visto, avevate questo sparato come sempre. Eccoli lì. È tremendo, sono tremendo. Voi sparate. Eccoli qua in arrivo. Maceratesi, Filippo Rondinini che comunque tiene il contatto con Maceratesi, e Nicolò Ruggeri che cerca di abbreviare la distanza. Vediamo Filippo Rondinini che ridà il sorpasso a Maceratesi e si riconquista la prima posizione. E comunque preoccupante sia Ruggeri che Cerra. Vediamo Cerra chiude. Ho detto, pare. Ma non è che porto sfiga, allora, è la realtà. Eccolo qua. Rendetemi conto di cosa può essere la Quicksune in questo gruppo. Eccolo. Speriamo che finisca l'aria. E vediamo Rondinini di nuovo saldamente in prima posizione. Saldamente. E l'abbiamo detto apposta al vecchio Riga. E vediamo Ruggeri che è agguantato, sta agguantando Maceratesi, eh. È un Cerra che si stanno facendo sotto. Guarda, mentono spudoratamente. Tipo indiavolato per Maceratesi. Maceratesi una traiettoria più pulita. Filippo Rondinini molto concreto anche fisicamente. E questo è l'ultimo giro, signori. Quindi quello che fanno adesso sarà l'ordine d'arrivo di gara. Vediamo Rondinini che ha risparmiato tutte le energie per giostrarsi questo giro e ha recuperato la prima posizione. E adesso è il salitone, dove grande dote e stabilità del suo KTM, è un Maceratesi che potrebbe sul salto doppio avere la meglio su Rondinini. No, Maceratesi ha deciso di non sfruttare al massimo il salto doppio, cosa che invece sta facendo Cerra. Ecco il tifo indiavolato degli ultras del Cozzi Team e la maggioranza silenziosa. Spettacolo. Liga, quante bombole hai di Scott? E ci sarà, eccolo lì, è la Quicksune. Vedremo per la Quicksune Riga sfoderare tutte le sue bombole di scorta. È successo un qualcosa nelle posizioni tra Ruggeri e Cerra. Li vediamo, è compattato. Allora Filippo Rondinini, Maceratesi, Nicolò Ruggeri e Cerra in 3 secondi, 4 piloti dopo 20 minuti di gara. Veramente un ottimo risultato, complimenti alla QX2.
Grande Riga! Un commento? Commento Riga, voltati! Lo sguardo di Riga ha detto che lui si tiene tutto per lo shot di Mattia Torraco in gara 1. Signori, da Alfero Quadisti.it è tutto per gara 2 della QX2. Vincitore Filippo Rondanini, seconda posizione Maceratesi, terza posizione Ruggeri, quarta posizione Cerra. Un saluto.